like. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mazio, ci sono tornato finalmente a portarvi un nuovo video delle Foot 17 Legend. Ovviamente nulla di ufficiale, sono sempre prediction ideate da me. Prima di iniziare il video ovviamente lasciate un mi piace, un commento e l'iscrizione. Raga, ultimamente siamo un po' fiacchi, cerchiamo di riprenderci. Comunque credo che sia il clima estivo, il fatto che molta gente è in vacanza, ma fa nulla, io non mollo e continuerò a portarvi video di qualità. Come detto, oggi sono qui per portarvi 5 nuove leggende che forse probabilmente usciranno in Foot 17 o comunque in Foot 18. Le leggende in questione sono Henry, Ronaldinho, Seedorf, Ronaldo e Zinedine Zidane. Passando al primo giocatore di oggi troviamo lui, Ronaldinho. Mamma mia che carta, sarebbe una delle carte più divertenti da usare credo in Foot. 508 presenze, 188 gol, anche giocando in campionati di non grande importanza. Avrebbe una valutazione a mio parere di 9.2, perché sarebbe una carta, ripeto, divertentissima da utilizzare, con 95 di dribbling e 94 di passaggio. Anche la velocità non è proprio bassa, 85, affiancato a un 88 di tiro, potrebbero rendere questa carta un qualcosa di mostruoso. Il prezzo sarebbe abbastanza alto, intorno al 500.000. Come seconda carta di oggi andiamo a trovare lui, Seedorf. Mamma mia, anche lui un giocatore allucinante, 76 di velocità, 86 di dribbling, 89 di tiro, 88 di passaggio e 82 di fisico. 859 partite, 127 gol, non sarebbe proprio il top, infatti credo che dovrebbe costare intorno ai 150.000 crediti, anche perché non avrebbe un overall diciamo assurdo. 88, giocatore che se lo dovessi valutare su una scala da 1 a 10 gli darei appunto un bel 8. Passando al next player troviamo lui, Zinedine Zidane. Mamma mia che testata allucinante, 446 presenze, 84 gol nella sua carriera, 93 di dribbling, 91 di tiro e 87 di fisico sono le caratteristiche principali, le caratteristiche più forti di questo giocatore. 8.7 sarebbe la valutazione che gli assegnerei, 300.000 crediti credo che più o meno sia il suo prezzo, perché comunque 92 di overall, un trequartista veramente forte e soprattutto completo. Una carta sicuramente da provare, ripeto, non costerà tantissimo, ma neanche poco. Passando poi in francese troviamo lui, Thierry Henry. Mamma mia regà, tutti giocatori allucinanti, cioè veramente tutti i giocatori che hanno fatto la storia, 770 partite, 362 gol, quindi quasi un gol ogni due partite, 91 di velocità, 93 di dribbling, 92 di tiro. Mamma mia signori, quante stats sopra il 90. 8.5 sarebbe la valutazione che gli darei, perché secondo me sarebbe, diciamo, peccherebbe per quanto riguarda il fisico. 300.000 crediti credo che comunque sia un prezzo molto ragionevole per questa carta, ripeto, veramente forte. Un ottimo ATT magari da affiancare a un giocatore con più fisico. Ma passando all'ultimo giocatore di oggi troviamo lui, Ronaldo, non quello del Real Madrid, ma lui, 92 di velocità, 94 di dribbling, 90 di tiro, 84 di fisico e 85 di passaggio. Giocatore allucinante, 436 presenze, 280 gol, veramente stats assurde. 9.2 sarebbe la valutazione che gli darei, perché anche lui peccherebbe un po' per il fisico credo all'interno di Foot, perché comunque un giocatore basso che fosse stato veramente il top se avesse avuto almeno un 90 di fisico. Il prezzo si dovrebbe aggirare intorno al 500.000, ma giusto per quel 93 di overall noi gli ho dato 94, perché 94 sarebbe da assegnare a un giocatore tipo Maradona. Quindi ragazzi, 5 giocatori di oggi sono finiti. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Ripeto, per creare queste immagini ci metto veramente un fotto di tempo. Ovviamente non lo faccio per i like, lo faccio per semplice interesse, cioè nel senso ci tengo a fare le cose di qualità, ci tengo a fare le cose bene e non a ronzare. Quindi spero che comunque voi apprezziate il mio impegno lasciando un mi piace, un commento e l'iscrizione. Cerchiamo di arrivare almeno a 40 mi piace, ce la possiamo fare. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella regà. Bella. I like this.